Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 15 ottobre 2021, Santa Teresa d'Avila. Dallo studio 3, Lillo Zaccaria per le news. Le belle storie piacciono a tutti e per poterle raccontare bisogna guardarsi intorno, magari dietro l'angolo. Nella nostra città c'è uno stunese con una passione innata per i motori e una tenacia che lo hanno portato a diventare un mago della meccanica e un campione di rally. Chi non conosce Andrea Farina, il meccanico che dialoga con i motori, anzi, li fa anche diventare aggressivi come la sua Peugeot 207 GT che ha elaborato con modifiche che hanno permesso ai propulsori di passare dai circa 175 cavalli dichiarati a 240 per la competizione dell'undicesimo rally Porta del Gargano, trofeo città di Vieste, in programma domani e domenica. Sono Andrea Farina, sono l'unico un pilota di Ostuni di specialità rally e salite. Ho preparato questa macchina specificamente per il rally del Gargano, che è un rally molto tecnico di salita, e di cui molto lungo e competitivo. Sarò io e il mio navigatore Daniele Di Totaro di Brindisi. Praticamente faremo una prova speciale sabato notte e poi domenica 17 faremo due prove di giorno, di cui una di 9 km e l'altra di 12. Fra trasferimenti e prove sono 300 km in totale sul Gargano, che si partenza da Vieste, poi si parte dalla foresta Umbra e Pestici faremo. E siamo, l'unico di Ostuni sono io a partecipare, del resto siamo rimasti in pochi. Poi la mia macchina è un Peugeot 207 Turbo Le Mans GT, originale porta 175 cavalli, con il mio tecnico ingegnere siamo riusciti a mettere 240 cavalli. È una macchina molto competitiva, molto, molto tecnica, di cui i lavori meccanici sono stati tutti eseguiti da me, perché sono nasco come un meccanico e quindi la mia passione è quella delle macchine. Io faccio anche un appello ai giovani, perché ti dico, a Ostuni non c'è questa scuola di piloti e nemmeno di navigatori. Perché il mio navigatore è di Brindisi, oppure nell'Eccese ce ne sono parecchi, ma qui a Ostuni no. Se qualcuno interessa magari seguire queste cose, puoi venire nella mia officina, nella mia vendita di auto a Ostuni. Andrea Farina è l'unico ostunese pronto a gareggiare per questa importante gara. A lui e al suo navigatore Daniele Di Totaro la nostra redazione augura un weekend costellato di successo. Da oggi la certificazione verde è richiesta a tutti i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione, compresi i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19 sono considerati assenti ingiustificati. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista alcuna retribuzione. È in via di ultimazione la realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione stradale tra via Peppino Orlando e la strada provinciale numero 20 Ostuni Villanova. A lavori terminati nel tratto di via Peppino Orlando, che conduce al centro polifunzionale riabilitativo assistenziale denominato Villa Nazareth e la rotatoria, è istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli. Doppio appuntamento quest'oggi e domani dalle 8:15 alle 11:30 presso il Palazzetto dello Sport per la donazione del sangue a cura dell'Avis sezione Tanzarella. È obbligatorio prenotarsi al 331 730 93 24.
questa sera alle 19 su Radio Stuni Manichini Live, ospite la ginecologa più influente d'Italia, la dottoressa Monica Calcagni. Si parlerà di educazione sessuale. Conducono Mino, Christian e Giorgio. Il sindaco Cavallo ha sottoscritto il protocollo per sostenere la candidatura di Messani a capitale italiana della cultura per il 2024, d'intesa con il collega Toni Mattarelli e gli altri sindaci della nostra provincia, anche attraverso la comune adesione al percorso di Puglia Walking Art. La regista Maria Alessandra Martini ha scelto Ostuni come cornice ideale per ambientare la storia contenuta nello spot pubblicitario Bellezze di Puglia, individuando in particolare via Cattedrale e via Balsamo dell'Andria per alcune riprese da effettuare dalle ore 15 alle ore 18 di uno dei giorni compresi da domani e fino a lunedì 18 di ottobre. Il sindaco ha autorizzato i filmati ordinando il divieto di sosta dei veicoli e la sospensione della circolazione veicolare in concomitanza con le riprese. L'accordo siglato ieri in sede di conferenza delle regioni rappresenta una tappa fondamentale per l'attuazione del piano garanzia occupabilità dei lavoratori. Stiamo parlando del più importante programma di politiche attive del lavoro della storia recente. Ambizioso obiettivo per rilanciare l'occupazione a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica che ha sconvolto le nostre vite. Beneficiari delle misure saranno i lavoratori fragili, i disabili, donne in condizioni di svantaggio, over 55, i disoccupati senza sostegno al reddito e coloro che, pur lavorando, versano in condizioni di precarietà e non dispongono di salari dignitosi. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo ancora condizioni di instabilità con cieli grigi e deboli piogge, temperature in ulteriore lieve calo, venti a tratti forti, mari molto mossi. L'aforismo odierno, a volte i dubbi hanno ragione. È tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione.